Eccoci di nuovo qui negli studi di Uno4 per la seconda parte del telegiornale. L'apriamo ricordando il periodo buio dei rapimenti in Sardegna. In particolare fece molto scalpore il caso sequestro di Luca Locci. Oggi ce ne parla Emanuele Floris, era poco più di un bambino quando venne rapito. Allora, questa è la famosa maglietta che c'è. Nella scatola dei ricordi di Luca Locci, sequestrato nel 1978 a 7 anni a Macomer, ci sono gli indumenti della sua prigionia, lunga 93 giorni, portati all'aperto sotto la minaccia dei mitra e della morte se avesse osato guardare in faccia i suoi quattro carcerieri. Un'esperienza raccontata in un libro il sabato scorso nell'evento promosso da Inner Wheel Sassari Centro, dove Luca di oggi si confronta con se stesso bambino anche nella complessità di parlarle a distanza di decenni. È difficile riuscire a trasmettere, a far capire esattamente come cosa è avvenuto, capito? Quindi non saprei, sinceramente non saprei cosa dirle se non di farsi forza di andare avanti. Resistendo a condizioni limite mentre il padre Franco si adoperava per salvarlo, recuperando soldi e giusti contatti. Intanto cresceva il piccolo Luca e cambiava. Poi avevo perso anche un dente, l'ho messo qui. Dal 25 settembre 1978, giorno della liberazione, Luca non verserà più nessuna lacrima. È un fatto, come dire, interiore, un fatto emotivo, non lo so, però non gli attribuisco una soluzione. E nei confronti dei sequestratori, finiti sotto processo, maturerà un sentimento contrario alla rabbia. Perché io credo che l'indifferenza sia il sentimento migliore che meritano, perché l'indifferenza credo che sia la cosa migliore e allo stesso tempo peggiore per chi la riceve.